Da Sigillo, passando per le cucine dei ristoranti umbri e della Riviera, fino ad arrivare ai Grand Hotel 5 Stelle, ed ora una nuova avventura di estremo fascino e valenza, sia professionale che sociale. Parliamo di Andrea Fugnanesi, 25enne chef sigillano, che in poco tempo, dopo essere uscito dall'alberghiero di Spoleto, grazie ad una gavetta continuata e formativa, è arrivato a lavorare in alcune delle strutture ristorative più prestigiose a livello nazionale, conoscendo anche la ribalta televisiva anni fa nella trasmissione Top Chef in onda sulla 9 e rappresentando più volte anche l'Umbria in Brasile nella settimana dedicata alla cucina regionale italiana. Da anni Andrea lavora in Valtellina, nell'estremo nord della Lombardia, regione maggiormente flagellata dal coronavirus nella penisola. Per questo ha deciso di candidarsi per prestare servizio all'ospedale di Sondrio e da oggi guiderà proprio la cucina del nosocomio valtellinese in mezzo a tanti malati Covid per un'esperienza sia professionale ma soprattutto umana probabilmente irripetibile ed indimenticabile. Ho deciso di candidarmi, ma con un normale curriculum, cioè ho visto il bando e ho mandato il curriculum all'azienda sanitaria della Valtellina. Mi hanno contattato entro 2-3 giorni e adesso lunedì inizierò presso l'ospedale. Abbiamo già fatto tutto quello che si controlla, le analisi, il contratto, eccetera. E sarà sicuramente un'esperienza toccante dal punto di vista emotivo, ma anche un'esperienza lavorativa diversa, perché è un modo di vedere la ristorazione in maniera diversa. Cioè, le cucine di un ospedale sono strutturate totalmente diverse, ci sono tutta divisa settori, ci sono dei reparti dove si fanno delle richieste specifiche, è tutto abbastanza, come si dice, con le macchine, tutto automatizzato, e c'è del gran personale, e sicuramente sarà un'esperienza che mi porterò dietro e che aumenterà la mia crescita professionale. Andrea non dimentica l'Umbria e la sua Sigillo e, in attesa di poter riabbracciare amici e parenti che non vede da mesi, da sempre riporta nei suoi piatti la cucina della sua tradizione, ma si aggiorna in maniera costante guardando anche al lato manageriale della ristorazione. Alla distanza non è mai una bella cosa in certi casi, anche perché dopo quasi 6 mesi che non torno giù, a marzo era arrivato il momento che dovevo scendere, proprio il 9 marzo hanno messo tutti i blocchi possibile e immaginabile, quindi siamo rimasti qua tutti bloccati. Non è una bella situazione per nessuno, ognuno di noi deve ricrearsi e fare il meglio che può fare. Io, oltre a fare questa esperienza in ospedale, sto facendo anche un corso da manager della ristorazione, proprio per sfruttare questo periodo di pacato che non c'è lavoro e investire in altro, ecco. L'ultima esperienza di alta formazione per Fugnanesi è stata il Grand Hotel Terme Bagni Nuovi di Bormio, da pochissimo terminata, dopo aver avuto un ruolo di primissimo piano nella cucina di una struttura 5 stelle, raffinando tecniche innovative con un taglio ricercato e di caratura internazionale. Ma ora, appena terminerà il periodo di emergenza, si prospetta all'orizzonte un'altra intrigante avventura professionale per lo chef sigillano. La prossima esperienza sarà sempre con una grande azienda locale qui della Valtellina. Avrò un ruolo abbastanza d'impronta all'interno dell'azienda, ma questo aspetto un attimo per dire tutto, ecco, non è una cosa che voglio svelare subito. Però sarà un gran bel progetto, interessante dal punto di vista di crescita, molto molto valido.